il ministro che parla di un'Italia visionaria e che vuole sollecitare la vostra impazienza, cito. Allora, buongiorno a tutti e a tutti, benvenute, benvenuti. Facciamo una cosa che nell'Italia dei computer, tutti voi avete l'iPad naturalmente, suona di antico, però a me piace la seconda giornata ogni volta tornare con i giornali, con la carta. Vediamo come titolano i giornali su quello che riguarda Capri. Il Corriere della Sera in pagina interna nel primo piano. I giovani industriali, politici indegni, via chi ha tradito troppe promesse. E sempre nel Corriere del Mezzogiorno, Fornero, le regioni del Sud sanno solo dare sussidi. La Repubblica in pagina d'economia, tasse, confisca per le imprese. Pagano il 68%. I giovani industriali contro la classe politica, via i ladri, gli ignoranti e gli incapaci. Questa storia degli ignoranti, i ladri e gli incapaci campeggia praticamente su tutti i titoli e arriviamo così al Mattino che colloca invece in prima pagina il convegno dei giovani imprenditori. Il titolo è I giovani a Capri, Confindustria. Pensate un po', via i ladri dalla politica. In prima pagina anche con la stampa di Torino, a dimostrazione quindi che le prime pagine si conquistano non soltanto in ambito regionale. Questa volta è inserita all'interno di un servizio che mette assieme il ragionamento sui costi della politica, cioè vale a dire su quel che accade specificamente su questo tema in Parlamento e quel che ha detto il presidente Morelli a Capri ieri. Costi della politica, la Camera ci ripensa, è bene dire, ma non mi dilungo su questo, che il ci ripensa questa volta non è peggiorativo. Veniamo a quel che dice Morelli, l'affondo, stop ai ladri, agli ignoranti e agli incapaci, così i giovani imprenditori di Confindustria si rivolgono a partiti e movimenti sotto gli occhi di Elsa Fornero. Applausi scroscianti per il leader Morelli che non concede deleghe in bianco nemmeno a Montezemolo e Marcegaglia. Verificheremo con Montezemolo e Marcegaglia naturalmente. Infine il giornale di casa, il Sole 24 Ore, prima pagina, Morelli, via i ladri, gli ignoranti e gli incapaci della politica. Ma siccome, grazie, gli applausi sentiti vanno ovviamente a chi ha redatto i titoli, ma dicevo, ma possiamo forse noi allontanarci dalle meraviglie della tecnologia che ci consente di vivere in maniera sempre più legata al flusso degli eventi attorno a noi? No, naturalmente no. E allora che cosa accade? Accade intanto che saluto e vi ripresento Simone Spezia di Radio 24. Buongiorno Simone. Buongiorno Dario. Che in qualche modo vi ricordo è il tramite con quel che accade qui in due direzioni, sia vostra, cioè voi potete via Twitter mandare delle sollecitazioni e delle domande, e sia il tramite con le persone che sono collegate via internet attraverso il portale della Confindustria con quel che accade qui. È particolarmente importante in questi momenti, mentre ha battuto il mare, Ministro, le dico che il Sottosegretario Dassù ha battuto le onde e la scorgo arrivare, se la riconosco bene dalla luce, la scorgo arrivare in fondo alla sala e ciò ci rassicura naturalmente. Che dice? Ci rassicura, vuoi in un senso, vuoi in un altro. Ecco, ben detto il Vicepresidente e la Regina. Allora, vi dicevo, perché è importante questo passaggio di Simone particolarmente? Perché la persona che sta per parlare adesso si chiama Fabrizio Saccomanni ed è il direttore generale della Banca d'Italia. Chi conosce la Banca d'Italia da un pochino di tempo sa che questa che è un'istituzione veramente preziosissima per il nostro paese, vive un po' come tutte le sue istituzioni anche di una certa ritualità e quindi in genere un membro del direttorio della Banca d'Italia va da una parte, si mette dietro al palco, fa il suo discorso, in genere interessante, e poi riscende. Loro fanno sempre così. Questa volta Fabrizio Saccomanni invece ha scelto un'altra via, quella di dialogare con voi. Quindi voi potete, e vi invito a farlo, potete mandare delle domande al dottor Saccomanni, naturalmente il tempo sarà poco, quindi ne sceglieremo alcuna, per darvi la possibilità. Prego, dottor Saccomanni, la prego di salire. Per darvi. Buongiorno. Ella si sieda qui, sì. Per darvi la possibilità di preparare queste domande, e io sulla base del fatto che sono un bravo presentatore, gliele faccio io la prima. No, intanto no, mi dice una parola su questa novità di natura metodologica?
Ma io sono venuto qui alla... Chiedo scusa. Perché badate che la, l'ha detto lui, cioè l'ha suggerito lui, non gliel'ho chiesto io, quindi prego, mi perdoni. Sì, ma no, io ero venuto alla... alla riunione dei giovani industriali a Santa Margherita Ligure nel giugno dell'anno scorso e come hai detto tu avevo fatto appunto un discorso un po' paludato, Banca d'Italia, pieno di numeri. Io non l'ho detto. Pieno di frasi analiticamente, diciamo, non facilissime da digerire. Devo dire, era stato ben ricevuto, però io francamente mi ero sentito un po' come uno che vuole suonare Wagner al Festival di Sanremo, cioè con l'atmosfera scintillante, con la Federica Pellegrini in collegamento, con l'Antonello Piroso che si muoveva da un punto all'altro del podio. Infatti, quindi, vede, io mi siedo così siamo più vicini. E quindi ho pensato di cambiare questo formato e di venire... di offrirmi alla platea per rispondere a qualche domanda. Poi naturalmente non potevo non accettare l'invito per allentare quella tenaglia. Eh sì, perché stretta su quella, di fronte su quella moneta, no? Quella moneta alla quale, come ricordava Fabrizio Barca, abbiamo dedicato tanta fatica. Quindi eccomi qua. Allora, si poteva fare qualcosa? Allora, si sta lavorando per uscire dalla crisi, sì. Si sta lavorando a livello internazionale, parliamo di noi, parliamo, certo, dell'Italia. Si poteva fare qualcosa di diverso a suo avviso? C'era un'alternativa al rigore? Ma guardi, onestamente io penso di no. Tra l'altro eravamo, appunto, come ha ricordato il ministro Barca, in una situazione molto difficile e avevamo poca scelta sul piano delle strategie. Però ecco, una cosa che mi preme di sottolineare è che secondo me l'antinomia tra rigore e crescita è un po' falsata e forzata. Io credo che noi, diciamo, con la nostra strategia siamo riusciti a, come dire, a dare dei segnali fortissimi al mercato. Questi segnali naturalmente sono stati accolti gradualmente, ma diciamo oggi vediamo sicuramente un impatto sugli spread, che significa riduzione del costo del debito, significa riduzione del costo del finanziamento per le banche e quindi potenzialmente, diciamo, un canale per far rifluire il risparmio all'economia reale. Se non avessimo fatto questo, questo fenomeno non si sarebbe verificato. Abbiamo oggi un problema di stabilizzare le aspettative per quanto riguarda questo spread e secondo me abbiamo fatto delle analisi, delle stime in Banca d'Italia. Se si stabilizza a livello, che non è poi particolarmente positivo o irrealistico, di 300 punti base, secondo me questo influisce anche sulle prospettive di crescita dell'economia e può rafforzare, diciamo, quello che è comunque previsto essere un trend di recupero dell'economia nel corso dell'anno prossimo. Mi perdono, è molto importante, scusi se la interrompo, però vorrei sottolineare questo passaggio, perché lei ha detto che già a quota 300, cioè sostanzialmente il livello al quale siamo adesso, stiamo parlando ovviamente della differenza di rendimento, 300 vuol dire 3%, fra i titoli, sì, decennali italiani e tedeschi presi come punto di riferimento, che già a questo livello un qualcosa di positivo per la crescita ci può essere. Glielo chiedo la sottolineatura perché invece anche i vostri studi avevano quotato come livello, diciamo, più sostenibile a un livello più basso, cioè del 2%, di 200, sì, punti base. Ho, sì, capito, sì, bene, quindi? Sì, 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 ma naturalmente secondo noi riteniamo che un livello di 200 punti base anche storicamente è più che sufficiente a coprire, diciamo, il rischio di credito sull'Italia, tenuto conto dei nostri problemi strutturali, del nostro livello elevato di debito. Abbiamo cercato, ci siamo battuti in tutte le sedi per far capire al mondo e al mercato che in quello spread c'era anche una componente sistemica, il rischio di esplosione dell'euro, che quindi questo doveva essere gestito con strumenti di natura sistemica, e qui è venuta la Banca Centrale Europea, finalmente ha chiarito, diciamo, e credo che gli sforzi che abbiamo fatto con il governo, il Presidente Monti, il Ministro del Tesoro e la Banca d'Italia hanno portato a far accettare quest'idea che dietro lo spread c'è una componente nazionale che va gestita con
che va gestita con gli strumenti del rigore fiscale, delle riforme strutturali, è una componente, diciamo, sistemica che va gestita con gli strumenti della politica monetaria europea. Mi perdoni perché... Prego. È arrivata classico... la domanda. No, non è arrivata la domanda. Veramente l'ho già detto, però lo ridico, nel fantastico pizzino che è un classico di tutti i convegni c'è scritto devi dire che bisogna lanciare la domanda via Twitter. Ora io, Simone, non l'avevo detto? No. Non l'avevo detto, no, fantastico. Allora no. Dovete lanciare la domanda via Twitter. Cioè, però l'hai, l'hai fatto intuire. Io ti ringrazio per la tua solidarietà, ti ringrazio molto. Vi prego, usate... Non mandate dei messaggini a Spezia qualora voi siate in possesso del suo cellulare personale, ma mandate usate il canale Twitter, sia voi in sala che chi ci segue via computer. Pensi, dottor Saccomanni, che noi avremmo continuato a parlare per ore perché non sarebbe arrivato nessuno. No, l'ho interrotta, le chiedo scusa, però no, mi aggancio, ma... così le consento anche di proseguire nel discorso che stava facendo, cioè quello sull'Europa. Lei è un europeista, credo convinto, cioè non tanto perché non possiamo evitare di esserlo ormai realisticamente, no, ma anche per convinto, lei tra l'altro ha avuto un ruolo in istituzioni europee, però cioè, è fondata il dubbio sul fatto che l'Europa abbia veramente reagito in ritardo dal punto di vista politico e anche all'inizio senza strumenti, o no? Sì, sì. Ma guardi, è inutile negarlo, ci sono stati dei ritardi, ci sono stati delle lentezze, ci sono stati degli errori di comunicazione durante tutto questo periodo che va, diciamo, dall'inizio del 2010 fino ad oggi. Però, diciamo, io credo che appunto in questa marea di segnali spesso discordanti bisogna adesso cercare di capire qual è il senso della direzione, e secondo me non c'è alcun dubbio che, diciamo, l'Europa in questi anni si è finalmente data gli strumenti necessari per gestire le crisi di carattere sistemico e al limite per prevenirle. Ci sono oggi gli strumenti e le procedure per una vigilanza sui sistemi bancari e finanziari e bisognerà rafforzarli creando appunto una vera unione bancaria, ma già oggi ci sono le istituzioni europee che presidiano questi rischi. Ci sono gli strumenti per gestire le crisi con appunto fondi europei, il meccanismo europeo di stabilità. C'è una operatività della Banca Centrale Europea che è andata, diciamo, ha sfruttato al massimo le capacità che pure sono previste all'interno del suo trattato. Quindi, diciamo, oggi abbiamo un meccanismo anche di coordinamento delle politiche economiche, sistemi di monitoraggio sugli squilibri non solo delle finanze pubbliche, ma anche degli squilibri di carattere strutturale in termini di competitività e produttività. Quindi, diciamo, quella zoppia che il presidente Ciampi, allora governatore, aveva detto essere già presente nel disegno europeo, cioè uno strumento federale, la politica monetaria e, diciamo, la mancanza invece di uno strumentario di gestione della politica economica, superata. Questo, diciamo, è in via di completo superamento. Si farà questa unione bancaria nei termini realmente efficaci, in tempi giusti? Le difficoltà che hanno continuato, adesso un po' meno, a porre i tedeschi saranno superate? Ma io credo, guardi, al di là di quello che può essere, diciamo, ancora qualche tatticismo negoziale, io credo che c'è un consenso di fondo, soprattutto a livello delle banche centrali e delle autorità di vigilanza, sul fatto che questa vigilanza unica debba essere fatta in modo serio ed efficace, deve cominciare, secondo noi, alla data prevista del 1 gennaio 2013. Naturalmente ci sarà da fare un certo gradualismo di trasferimento dalla vigilanza periferica, chiamiamola così, alla vigilanza centralizzata, ma se non cominciamo, se non ci diamo un punto di partenza fermo, questa mai, preparazione non comincerà mai. Senta, quindi bisogna seguire questo no. Allora, bisogna seguire questo percorso. Senta, le faccio io l'ultima domanda prima di vedere se è arrivato qualche suggerimento e qualche suggestione. Il ministro Barca prima diceva, quando parlava della ripresa, no? Diceva, cioè, noi ogni mese, cioè, speriamo, vediamo questa luce,
all'inizio sembrava più vicino, poi alla fine ogni mese magari la luce c'è sempre, però diventa un pochino più fioca. Non è chiaro quando diventerà una luce più definita. Ai giovani, non solo qua dentro come imprenditori, ma anche fuori, lei dice, mi rendo conto che disperatevi è un po' dura, però insomma, cioè, disperatevi no, però insomma, ce l'hanno un po' di fondata speranza? Ma io credo assolutamente di sì, cioè noi abbiamo attraversato una crisi senza precedenti che purtroppo ha svelato, come diceva anche prima Fabrizio Barca, un po' le nostre debolezze strutturali. Io credo che i giovani devono essere fiduciosi che questa crisi, come tutte le crisi che abbiamo vissuto in passato, sarà superata. Secondo me è importante, anche qui riprendo un punto che ha sollevato Fabrizio Barca, avere la correttezza delle informazioni. Cioè io credo che il problema è essenzialmente quello di riconoscere due o tre cose. Primo, che noi viviamo in un regime di globalizzazione dell'economia dal quale non si torna indietro. L'idea che possiamo mettere steccati, possiamo mettere freni è irrealistica. Quindi questo è il mondo con il quale dobbiamo competere. Naturalmente bisogna fare pressione sui paesi che fanno concorrenza sleale, bisogna che accettino le regole, questo è tutto un lavoro inevitabile. Però l'idea che ci possano essere dei ritorni al passato, secondo me, è sbagliato. La seconda cosa è che bisogna riconoscere, come del resto avevo in maniera un po', ripeto, un po' criptica detto anche a Santa Margherita, bisogna riconoscere che noi dobbiamo investire di più nel capitale umano. Abbiamo ancora, a livello globale, dei livelli di conoscenze e di competenze nella nostra gioventù che sono inferiori a quelle insufficienti, perché abbiamo in un certo senso privilegiato un sistema di libertà nell'attività di studio, di ricerca anche a livello universitario, e abbiamo sottovalutato la vendibilità sul mercato di questo tipo di conoscenze e competenze. Quindi oggi noi dobbiamo fare uno sforzo in questa direzione. In più, l'altro sforzo che secondo me è fondamentale proprio per le imprese, dobbiamo affrontare in maniera determinata il problema della dimensione delle imprese. Le nostre imprese nel contesto internazionale sono ancora troppo piccole, non tutte naturalmente, ci sono le imprese più grandi, tra le piccole, le medio grandi sono quelle che riescono meglio a competere sulla scena mondiale, e io credo che qui è un impegno per la crescita della dimensione delle imprese sul quale devono lavorare naturalmente in primis il governo. Fabrizio, bisogna trovare degli strumenti per facilitare le fusioni, le incorporazioni, cioè certi strumenti un po' più volontaristici che abbiamo sperimentato in passato si sono rivelati non proprio di successo. Quindi, ed è un impegno al quale secondo me devono partecipare, oltre al governo, le imprese stesse per ovvie ragioni, ma anche le banche. Cioè io credo che il sistema bancario deve, pur rimanendo un sistema orientato al credito commerciale, deve però avere un rapporto più stretto con le imprese, che forse oggi sono un po' tentate di fare questa tecnica del pluriaffidamento, di rivolgersi a più banche. Bisogna che le banche siano veramente di aiuto sul problema della crescita dimensionale e sul problema dell'internazionalizzazione. Prendiamo appunti il dottor Ghizzoni, che poi quando tocca a noi risponde a quello che dice il dottor Sancovani. Allora, Simone? Sì, c'è una prima domanda. Adesso cambiamo registro, domande più rapide e anche risposte più rapide. Sì, vai. Anche perché Twitter sono 140 caratteri, quindi più rapide di così le domande non si può. Ci scrive risposte Leone... da 140 caratteri è più difficile. No, lei ha diritto a qualcuno in più. Sì. Tra l'altro mi sembra una domanda molto sensata. Come vede Banca Italia la tassa sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin, soprattutto in vista di un'applicazione diseguale sul territorio europeo, insomma. Visto ricordiamo che cos'è la Tobin Tax? Partiamo da qua, sì. Rapidissimo. No, vada lei, chi meglio di lei?
può ricordarlo. Tobin, professor James Tobin. Scusate, credo che il senso sia, insomma, se può avere una qualche efficacia o se semplicemente non porterà banalmente ad una fuga di capitali, cioè, come la gente andrà si sospetta. A investire i propri risparmi in azioni e obbligazioni. Abbiamo già commentato come Banca d'Italia al Parlamento, dicendo che naturalmente in un sistema di globalizzazione finanziaria è molto facile eludere una tassa sulle transazioni. Però io credo che, diciamo, a livello europeo, che è già un giocatore sulla scena mondiale di un certo livello, la tassa possa avere un certo riflesso. Credo che, diciamo, l'importante è trovare delle formule applicative di questa tassa che non siano, diciamo, distorsive per l'attività dei sistemi bancari e finanziari nazionali. Io credo che, diciamo, il testo che è stato inserito nella legge qualche difetto da questo punto di vista ce l'ha, però ci sono modelli applicativi, per esempio in Francia, che sono più come dire, efficienti da questo punto di vista. Quindi io credo che però bisognerebbe, appunto, non abbandonare l'idea di trovare un modo, come dire, di applicazione globale di questa imposta, perché altrimenti, diciamo, dopo un certo periodo di tempo il rischio di elusione, di elisione dell'imposta c'è. Tra l'altro c'è anche un discorso sulla quantità, cito delle dati della Banca d'Italia nell'audizione di ieri l'altro, sulla legge di stabilità, che ricorda che sarebbe nella versione attualmente inserita nella legge di stabilità, questa, la percentuale è la metà di quella che si ipotizza a livello europeo e un quarto di quella che si ipotizza in Francia. Simone? Sì, ce n'è un'altra domanda che è apparentemente un po' tecnica e però sembra andare poi al cuore di quello che è il problema anche del credito concesso alle imprese. Cioè ci chiede Fabio Bolognini se Banca Italia sta pensando a qualcosa per far sì che le banche riescano a sgravarsi un po' delle sofferenze che, lo ricordiamo, sono i crediti, diciamo così, difficilmente esigibili, che ormai, insomma, sono intorno ai 100 miliardi, Sacconi mi correggerà se ho dato una cifra troppo bassa, non so se siamo sui 100, sui 120, insomma, non so quale sia l'ultimo bollettino, però la se state pensando se, a qualcosa. Se la Banca d'Italia può fare qualcosa, prego. Ma dunque, la Banca d'Italia, diciamo, tradizionalmente segue con grande attenzione il problema delle sofferenze e i banchieri qui presenti possono confermare che, diciamo, il nostro grado di intrusività è abbastanza elevato. Abete e Ghizzoni gentilmente annuiscono. Detto questo, oggi chiaramente c'è una grande attenzione su questo tema anche a livello internazionale. Stiamo per ricevere una missione del Fondo Monetario che farà, diciamo, un'analisi della stabilità del sistema finanziario italiano e sicuramente guarderà a questo tema. Ora, diciamo, il livello delle sofferenze italiane sta crescendo, questo è un dato incontrovertibile. Resta ancora, diciamo, più basso rispetto ad altre crisi che abbiamo pure avuto, che pure erano minori di queste qui dal punto di vista, diciamo, dell'impatto generale sull'economia. E della durata anche, sì, probabilmente. E, diciamo, su questo dato delle sofferenze pesa anche il sistema con cui noi calcoliamo, cioè noi in Italia mettiamo tra i crediti in sofferenza tutta una serie di partite che in altri sistemi bancari non vengono considerate come tali. Quindi noi siamo più virtuosi. Siamo più severi. Più accorti. Quindi è chiaro che nel confronto internazionale faremo valere queste cose. Però, diciamo, l'idea che ci possa essere una soluzione, come dire, di sistema in cui vengono spazzate via tutte le sofferenze di tutte le banche e si comincia da capo è un po', diciamo, non è la cosa a cui noi stiamo guardando al momento. Noi continuiamo a lavorare banca per banca per vedere quali sono, appunto, le situazioni effettive, quali sono gli strumenti obiettivamente a disposizione di ciascuna banca. Simone, l'ultima è la
più breve in assoluto, perché fa riferimento al discorso di Jacopo Morelli di ieri ed è sul tema le tasse viste come confisca, cioè la pressione fiscale è arrivata a livelli da confisca, è stata un'espressione forte utilizzata ieri. Cosa pensa Saccomanni di questa espressione? Ma, la Banca d'Italia usa espressioni più la sfumate, Banca d'Italia si occupa di altre cose, non, ma certamente l'abbiamo detto tante volte, insomma la pressione fiscale è eccessiva soprattutto su coloro che pagano le imposte regolarmente e certamente bisogna fare all'interno, come dire, delle linee di rigore fiscale che diciamo il buonsenso prima che l'Europa ci impongono, bisogna fare una riallocazione del carico fiscale, bisogna ridurre le imposte sul lavoro, sull'impresa e diciamo trovare i fondi da qualche altra parte, soprattutto attraverso la riduzione delle spese improduttive, dell'evasione fiscale e nei limiti del possibile, diciamo caricando diciamo le quote più alte di reddito e di ricchezza che ci sono nel paese. Però si tratta di uno sforzo che richiede, come dire, la collaborazione di tutte le forze politiche che sono presenti in Parlamento e che diciamo non potrà che insomma realizzarsi nel tempo. E quindi nella prossima legislatura, ovviamente. Sì, certamente. Ma una parola sola posso dire riguardo all'impazienza dei giovani. Insomma, io credo che appunto, come diceva Fabrizio Barca, è giusto essere impazienti, però si può essere pazienti se si vede un quadro chiaro, se l'informazione è giusta, se si dà un senso di direzione di marcia che secondo me è emerso in questi ultimi 12 mesi e sul quale possiamo fare affidamento. La ringrazio molto, solo una battuta, ma veramente una battuta per chiudere, parafrasando il titolo, non più per un attimo, non Europe under pressure, ma Euro under pressure. C'è come una sensazione che l'euro, come dire, vabbè, qualche problema è sempre dietro l'angolo, però forse si può un attimo tirare il fiato. Sono troppo ottimista? No, assolutamente no. Io sono stato a no, Tokyo. No, cioè sono troppo ottimista. Sì, sono troppo ottimista. No. No. Ah, ok. No, bisogna essere chiari, pare, perché pare tra il sì e il no. Cioè, sono troppo è giusto essere ottimisti. Ecco. Hai detto sono troppo ottimista? La risposta no, è no. No, ma per un attimo. No, dicevo, sono stato all'ultima assemblea del Fondo Monetario a Tokyo un paio di settimane fa. Devo dire, il tema dell'esplosione dell'euro, il tema della fuoriuscita di paesi membri di qualsiasi genere e rango sembra oramai scontato. E questo è il frutto di quel lavoro di costruzione delle istituzioni e delle procedure europee per la gestione delle crisi. Cioè i mercati oggi hanno ripreso a essere, diciamo, a due vie. Ci sono naturalmente gli scettici, ma ci sono anche gli ottimisti. Questo naturalmente nel breve periodo può creare un po' di volatilità, però il trend mi pare nella giusta direzione. La ringrazio anche per averci rassicurato. Grazie. Prego, a Fabrizio Saccomanni, direttore generale della Banca d'Italia.